Rifacciamoci gli occhi, torniamo indietro di 41 anni e rivediamo alcune immagini della prima Serie A del Messina. Cominciamo con l'esordio casalingo al Celeste. Era il 25 settembre del 1963, quando i giallorossi, guidati da Umberto Mannocci, tecnico della promozione, affrontarono il Lanerossi Vicenza di Menti, Vinicio Dell'Angelo. Un esordio che ha segnato la prima vittoria in Serie A dopo le due sconfitte esterne. Una doppietta di Pagani piegò la resistenza dei veneti. Grande spettacolo di folla al Celeste nell'incontro casalingo con la Fiorentina. I tifosi del Messina non volevano mancare all'appuntamento con Albertosi, Robotti, Castelletti, Ambrin, Pedris. Il Messina cercava una vittoria di prestigio dopo un inizio di stagione alquanto difficile che in 8 partite aveva portato la miseria di 4 punti in classifica. Anche con i viola, invece, il Messina segnò il passo cadendo sotto i colpi di Pedris, Ambrin e Pirovano. Per centrare la seconda vittoria stagionale, gli uomini di Mannocci hanno dovuto aspettare la 16ª gara, la penultima del girone d'andata, quando al Celeste sconfissero il Modena con gol di Brambrille e Morelli. Il girone di ritorno per i biancoscudati fu esaltante. Cominciò con una vittoria ricca di gol al Celeste contro la Sampdoria. 4-3 il risultato finale. Per il Messina, tripletta di Morelli e gol di Benitez, il peruviano che ha inciso notevolmente nel cambio di passo del Messina, dando un contributo determinante alla salvezza. Il 2 febbraio al Celeste arriva il Milan di Rivera, Amarildo, Lodetti, Mora, Pelagalli, Trebbi. Sugli spalti non c'era posto neanche per un ago. Il Milan espugnò il Celeste con gol di Amarildo e Rivera, che riportò in vantaggio i rossoneri dopo il momentaneo pari di Gelfi. I giallorossi però erano in crescita e lo dimostrarono andando a pareggiare le successive 3 gare prima di battere il Bari in trasferta e la Roma al Celeste. Fu Eugenio Fascetti a decidere la sfida tutta giallorossa dopo i gol di Morbello e Angelillo. Ma la vittoria di prestigio arriva il 19 aprile, quando al Celeste il Messina batté la Juventus di Del Sol, Sivori, Menichelli, Da Costa. Un autogol di Caocci manda in estasi il Messina, che trova slancio per salvarsi, pareggiando a Modena all'ultima giornata. Uno spareggio drammatico con gli emiliani, che per restare nella massima serie avrebbero dovuto assolutamente vincere. Non c'era Sky all'epoca e una gran folla di tifosi si radunò a Piazza Antonello per seguire la radiocronaca della partita. L'eroe fu Geotti, che parò l'impossibile e consentì al Messina di giocare il suo secondo campionato di Serie A, durante il quale si è fatta sentire la mancanza di un giocatore di peso come Benitez. Il Messina tornò in B, finendo il campionato penultimo con soli 22 punti all'attivo. Il resto della storia riprenderà il prossimo 29 agosto.